Buongiornissimo Arcade, amiche e amici di KenobiSboch, io sono Kenobit, questo è il mio nuovo caffè, questo è il mio Arcade Stick, ebbene sì, l'Arcade Stick è tornato, io sono Kenobit e questo è Buongiornissimo Arcade, la trasmissione in cui tutte le mattine giochiamo a un giochino che in questo caso, dopo un periodo di NES, torna a essere un giochino arcade, perché questo è niente poi meno che Mazinger Z in versione arcade. Abbiamo sentito una voglia di Mazinger, io e Babic, questa mattina e quindi torna il controllerone arcade. Non vi confondete però, continua Gennanime, infatti tutto questo mondo di Gonagai altro non è che una continuazione del nostro, di tutto il percorso sugli anime nei videogiochi degli anni 80 e 90 che stiamo facendo in questo mese. Percorso che continuerà anche mercoledì con una serata dedicata al NES. Ci sarà una serata giapponese di Andrea Babic. Ma al programma ci arriviamo dopo. Il mio caffè è buonissimo, ma veramente buonissimo. Allora, bene, cominciamo. Direi che è il momento di guardare le opzioni. Fammi vedere come è settato questo gioco. Gli input sono giusti, non ci sono deep switch, benissimo. E allora è il momento di ban prestare. Pronti tutti? Sì, pronti tutti, pronti tutte. Amici e amiche, buona settimana, buon lunedì. Qua a Milano splende il sole. E quindi io metto dentro dei gettoni. Io potrei stare tutto il giorno a fare questo. Che suono pazzesco è, chissà come l'hanno fatto. Ve lo faccio sentire un po' meglio. Cioè, secondo voi, adesso facciamo un sondaggio. Secondo voi i sonorizzatori di... della Toei Animation che hanno fatto Mazinger, questo suono come l'hanno fatto? Questo è troppo un bel suono. Scusate, adesso la finisco, ma cominciamo. Confermatemi che l'audio sia top. Vabbè, io inizio. Andiamo in ordine. Iniziamo con Mazinger Z. Che bellezza. Tra l'altro stamattina quando l'ho fatto partire era senza musica, perché l'ultima volta che l'abbiamo giocato io e Babic l'abbiamo fatto al Last Coin. Potete vedere direttamente il video su YouTube montato dal nostro Francesco BC, perché l'avevamo giocato senza audio, con gli effetti sonori ma senza musica, con Babic che cantava con Bellotta la colonna, la musica, la nostra sigla. Io ho già perso una vita come uno scemo. Questo è un gettone di prova, vi avviso. Che voglio fare un po' di meglio. E quindi ho dovuto rimettere l'audio corretto. Quel video lì su YouTube vi consiglio di andarlo a vedere, perché è bello. Yes, speed up! Che meraviglia, sì, Video Bigini. Questo è un gioco fichissimo a livello di... Guarda che roba. Sbaglio tutto. No, sapete cosa vi dico? Da capo mi faccio un altro sorso di caffè e facciamo una partita migliore. Perché questa è stata una partita... Cioè, per propiziare il vostro lunedì, oltre a banprestare fortissimo, devo incarnare la nostra voglia di scollinare questa settimana. Ragazzi, questo caffè è clamoroso. Grazie Logan Braddock, 22 mesi di abbonamento. Chiedo per ignoranza, non si può allargare lo screen del gioco? Essendo in verticale noi vediamo metà. No Jax, purtroppo no, perché è un gioco verticale.
Quindi si vede così. non c'è modo. Qualcuno una petizione per rendere il lunedì un giorno non lavorativo. Guarda, si chiama il problema è il capitalismo, Sara. Voi non ricordate che non odiate il lunedì, odiate il capitalismo. Ok, adesso mi concentro e sarò fortissimo. Comunque, a livello estetico è una delizia totale. Anche la musica, per carità, è tutto giusto, è tutto bello. E soprattutto è tutto robottone. Cioè, quando da bambini potevo usare Mazinger Z, era una roba. No, non capisco cosa fa il secondo pulsante, cioè il mio spa. Ah, dovevo fare questo, va bene. C'è della difficoltà. Ok, col secondo è il pugno, ok, e il pugno ce l'ho infinito. Ok, adesso si ragiona. Buongiorno Vegadrone! Scemo! Tanto non so se voi state continuando a seguire l'account Instagram di Video Bigini, che si chiama in realtà Retro Bigini su Instagram. Vi consiglio tantissimo. Oh, Luca Andreini, il secondo pulsante blocca i proiettili. Questo mi... adesso lo provo subito ed è una svolta. Quelli più piccoli, immagino. Vediamo un po'. Come al solito è impegnativo giocare agli sparatutto, ho sbagliato tasto. Non volevo fare la giga bombolona, ma me ne prendo un'altra. Sta sparando ghiaccioli verdi in questo momento Mazinger Z, non capisco perché. Comunque dicevo, se non lo fate già, seguite l'account di video di Retro Bigini su Instagram, nel quale fa le sue foto arcade. Guardate che delizia totale. Te lo spacco quel treno. E ancora con sto treno, e ridai. Bellezza totale. Carica il colpo. Posso caricare il colpo, vediamo. Adesso lo finiamo, Andrea Babic, Oh, si può caricare il colpo, ma è difficoltoso. Oh, qua è uno sparo che mi appaga. Disse lui perdendolo. Mi perdonate se faccio una partita da capo di nuovo? Perché voglio arrivarci meglio, cioè non voglio giocare lanciando gettoni nel cabinato. A proposito di non giocare lanciando gettoni nel cabinato, io in questi giorni sto studiando anche grazie all'aiuto di Torchio, che mi sta dando una mano con il cabinato, sto studiando Wonder Boy in Monster Land. E visto che Babic è un maestro, Babic mi insegnerà in stream a giocare bene a Wonder Boy Monster Land. Scusate, è mattino. Prendiamo Guretto Gurendaiza, va bene. Quindi, ok, posso caricare lo sparo. Questa è una roba molto fica. So che posso caricare lo sparo. So che posso fare questo per scacciare i proiettili. So che meno muoio, meglio è. E che nei momenti di pausa posso caricare così. Tanto, ogni volta che dico caricare io penso a Walone, perché il nostro amico Walone, nella sua lingua, caricare vuol dire cacare da prima mattina. Ma che schifo!
non cacare, ma che schifo fare schifo in UFO robot, con UFO robot, nei giochi della ban presto del lunedì mattina. Faticaccia. Oh, tra l'altro il programma di questa settimana include, abbiamo detto, il mercoledì. Adesso fatemi controllare che ore sono. Sì, Marta è già andata in ufficio, quindi ve lo posso dire. Marta, spero che non guardi il buongiornissimo arcade, ma non lo guarda. Quindi, però quello che Marta vede è il programma della settimana di Kenobisboch, perché volente o nolente il programma della settimana di Kenobisboch coinvolge anche la sua vita. E quindi lei, per capire di che morte deve morire, guarda il programma. Quindi sul programma Kenobisboch di questo mercoledì ci sarà scritto semplicemente serata Japanese anime, perché torna tutto, se ci pensate. Stiamo facendo un mese dedicato agli anime e non abbiamo ancora toccato il NES, il Famicom, cioè il Japanese, che è il Famicom giapponese di Andrea Babic, che si presta perfettamente per il nostro tema del gennanime. Quindi Marta vedrà quello, ma non saprà che lo stream di questa settimana, del mercoledì, non si svolgerà qui da me, ma si svolgerà più precisamente a casa di Babic, con Babic da solo. Perché con Babic da solo? Perché io sarò qua per il compleanno di Marta. Marta penserà che io abbia dimenticato il suo compleanno, o meglio che abbia organizzato uno stream nel giorno del suo compleanno perché sono uno scappato di casa, e invece no. E invece le ho preparato una festa sorpresa fichissima. Le ho preso un regalo bellissimo che non sospetta. Bello sto sparo. Ok, questa è una partita che si può continuare, direi. E le ho organizzate. Le ho preso la torta di Knam, che le piace tanto. O meglio, la andrò a ritirare in pasticceria nei prossimi giorni. E le ho organizzato una festa sorpresa con tutti i suoi amici, chiedendo a Babic di sacrificarsi e di non partecipare, così da far andare avanti il canale e soprattutto da avere un decoy con Marta, perché Marta non si aspetterà mai, cioè Marta pensa, porca puttana, maledetto, avevo lo sparo bello. Quindi sì, insomma, questa, nei programmi del mercoledì di questa settimana ci sarà solo Babic con ospiti sbloccabili da lui, vai a sapere, non lo so. Ci sarà una serata Japanese con il Famicom Disk System di Andrea Babic, anzi con il suo Famicom Twin, bellissimo. E selezione di giochi dedicati agli anime per Gennanime su Famicom e NES, quindi mondo Nintendo a 8-bit. Mentre invece quello che succederà questa sera è molto interessante, ed è così interessante che ho chiesto a Bellotta di fare un piccolo video per spiegarlo. Un video che troverete su Facebook, anzi che potremmo quasi vederci insieme dopo. Ed è mentre io lotto con la statua della libertà. Beccati questo. E via! Ciao, Statua delle Libertà! Ti sembra una buona idea dirlo su internet? Certo, Andrea, ma Marta non vede. Marta non vede, Marta non duole. No, nel senso, Marta non vede il buongiornissimo e quindi non lo scoprirà. Se qualcuno degli amici del buongiornissimo spoilerà la sorpresa, e l'anno prossimo non lo invito più. Ma secondo... Attenzione! Ma buongiorno anche a te! È fichissimo! Io volevo distruggere questi spari così, ma non potevo.
Ok. Madonna, che fatica. Ok, è il momento di prendere Mazinger Z. Mentre dicevo, tra poco poi vi leggo invece cosa farà Bellotta questa sera, che ha avuto un'idea veramente molto bella. Ed è un'idea un po' particolare, perfettamente nel squadro. Io me ne vado di qua nel dubbio. Ma tu non muori mai? Esattamente, non muori mai. Oh, è morto. Ma Marta, vedendo che ho la serata impegnata, potrebbe decidere di festeggiare il suo compleanno andando a vedere, che so, i California Dream Man. E nel caso le mando una foto di me con tutti i suoi amici e il suo regalo, che ce la spassiamo mentre lei non c'è. Che... allora, è veramente, diciamolo, fatemelo dire, è uno sparatutto infame, eh. È bellissimo da vedere, ma... è veramente cattivo. Uno cosa deve fare se non fare questo? Koji Kabuto. E ce l'abbiamo fatta. Cioè, avete visto? Cioè, io sono scappato di lì, ho schivato delle cose, sono arrivati in... vabbè. Continuiamo con Guretto Gurendaiza, che poi è Ufrobo. Ma non sei ancora morto? Ma io ti faccio queste mosse qua adesso. Madò. Ok. Quindi, ma non muore mai! Continua! Sto tartarugone de merda! Adesso spammo bombe, voglio vedere chi ride. Ah, adesso ci si può passare, Il mio caffè di questa mattina è buonissimo. Prendiamoci lui. Il grande Mazinger. Ah, sei di nuovo tu. Ma ti trasformi in dildo adesso? No, ti trasformi in oggetto. E ho finito le bombe con questo. Sì, era letteralmente una bestemmia nascosta nel coso del caffè. Carico la bomba. Io me ne vado di qua. Carico. Scappo, carico, ti sta facendo male. Ti piace la mia falce? Sì, e sei morto, dai. Ce l'ho fatto. Ce l'ho fatta. Ci vuole dai turn 3 con l'attacco solare. No, purtroppo non ce l'abbiamo. Facciamo che non buttiamo gettoni, ultime parole famosissime. Se non sono statici, non sono shmup, dici bene, buon bastard. Comunque graficamente è pazzesco, cioè guardate questo effetto di trasparenza della nebbia e osservate come lo rendono i pixel. È veramente fichissimo. Guardate qua, tutte robe da fotografare per il nostro Retro Bigini. Seguitelo su Instagram. Anzi, Jax, se hai a portata, linka il suo canale. Naggia. Fichissimo. Questa me la potevo risparmiare. In realtà lì ammazzo tutti questi colpi. E ciò è buono. Devo imparare a usare di più questa frustata che uccide i colpi.
Quanto è brutto quando premi il pulsante della bomba pensando di averla e non ce l'hai? Mi è appena successo. Sto giocando sotto le mie possibilità, è vero. E il problema è leggere la chat. Adesso farò un momento in cui non leggo la chat e mi concentro solo sul gioco. Lo sto facendo. Non guarderò altro. Un gettone senza guardare la chat. Con Mazinga Z. E andiamo. Attento Jax che ti banna Sara, eh. Allora, il gioco è difficile, ma secondo me è fattibile. Cioè, è fattibile. Possiamo quantomeno sperare di fare qualcosa di decente con questo gettone. È partito il counter del gettone della concentrazione, nel quale... Porco! Nel quale faccio finta di giocare bene. Siete veramente dei banprestari che non siete altro. Ma beccatevi questo, banprestari. Quante vite ho? Ancora una vita sola in questo gettone. Però ancora una... In arte Chris, se avessi avuto questo gioco da piccino mi sarei ritirato da scuola in prima elementare. Bello, mi ritiro dagli studi. Ho studiato abbastanza. Ho letto la chat e è rimasto concentrato circa un nanosecondo. Black Cat, uomo di poca fede. Adesso mi concentro tantissimo. Con Ufaloboto. Super... Ok, vabbè, questo non conta perché era tanto così dalla morte. E via, ora cancello la chat. Silenzio in chat, non si dice mai, no, non è vero. Adesso non vi guardo per questo gettone qua. Vediamo dove arrivo in questo livello numero 4 senza perdere una vita. Dai. Ma porca! C'è della frustrazione! Questo sparo però è veramente un... Io non la sto guardando la chat, non è che... Quindi abbiamo appurato che non è che è la chat che mi distrae. Sono io che ho dei riflessi mattutini non sopraffini! Comunque di una bellezza esteticamente... Esteticamente mi sento di poter dire che è nella top 3 delle migliori rappresentazioni dei robottoni nella storia dei videogiochi. Adesso dove me ne vado? E via. Hai fatto ban presto. Qualcuno per favore banni Beppongi per questo humor. No, non è vero, però... Quelli che ban prestano in questi contesti ban prestano con convinzione, ma... Mi sto arrabbiando, ban presto mi sto arrabbiando. Vengo lì vengo lì dove siete, a Kyoto, a Osaka, vi spacco tutte le action figure. La cosa che mi manda male è che mentre tu fai questo sparo potentissimo, mentre fai la charge, sei comunque vulnerabile, giustamente. Forse io devo abusare di... Però adesso continuo, ma guardate quanto è bello il robottone che sta spuntando dal mare. È una figata totale. Sì, è una rapina di gettoni. È una rapina di gettoni. Top 3 rapine di gettoni
Ma no, a livello di rapine di gettoni secondo me c'è di peggio. Cioè io sto giocandoci senza saperlo giocare, ma secondo me ci sono sparatutto molto più difficili, e questo è forse imparabile, gestibile. Bello che ogni volta che dico no ma non è così male, muoio. Volevi lanciarmi la nave, ma io c'avevo qua il mio sparetto pronto. Lo sparetto pronto, che sembra tipo il sugo pronto. E vabbè, cioè, tu scappi, scappi, ma poi a un certo punto non c'è più dove andare. Gli sparetti al sugo. Mamma mia, che fatica, raga. È difficilissimo, almeno per il mio, per i miei riflessi del mattino. Sti robi qua. Guardate che bello. E vieni fuori dal mare. Eccoti lì. Lo sapevo che eri un pornografico. Che sei tutto. Che strana contrapposizione tra la grafica naturalmente pixel e questo effetto, anche se non era pre-rendered, che mi sa un po' di pre-rendered di questa sfera. E la story 5 è finita. Finisco il mio caffè, buonissimo, veramente buono. Nuovo rituale del buongiornissimo Arcade, il mio nuovo caffè con meno spreco di capsuline e con più godimento e con più smart bomb, perché col cazzo che mi faccio perdere una vita all'inizio di sto livello subacquo. Carico lo sparo e vi faccio questo. E allora chi ride adesso? Lui. Alla prossima vita vi leggo quello che fa Bellotta questa sera, perché c'è del... io ho dell'hype per quello che fa Bellotta questa sera. Questi vortici mi attirano, voi non lo vedete, non lo potete percepire, ma questi vortici attirano. Andiamo. Mazinger Z, dai. Tanto mi affascinava ogni volta che succedeva che ogni tanto i robottoni andassero sott'acqua, e questa cosa mi affascinava perché da bambino, se sapevo una cosa della corrente elettrica, era che corrente elettrica e acqua non vanno d'accordo. L'idra! E via! Così l'idra l'ho fatta fuori con due colpi. Mi sembra... ma sento odore di un boss rascino. No, vero? Ho preso... ho vinto una vita. Questo è molto buono. E beccati sti tornadini, che però sono, come sparo caricato, sono un po'... no, non lo so, forse non sono male. Ghetto Magna? No, in realtà non ho capito se dice Guretto Panci. No, non lo dice, non dice quello. Ah, l'avevano fatto senza il jack da 3,5 come l'iPhone, e quindi tutto a posto, così potevano andare sott'acqua.
Infatti pensa come si ricaricava. Secondo voi Mazinger Z era USB-C o Thunderbolt? Io dico le strunzate di prima mattina, ma poi muoio. Bombe, dammi. Voglio bombe! Voglio bombe, la prendo, la lancio, non muoio. Prendo una vita, prendo. Allora, non ho più bombe. Allora, un gioco in cui avere questa speed non è male, perché... cioè, mi ha appena dato due power up per la speed, che spesso negli spara e fuggi sono un po' un'arma a doppio taglio. Ma è un gioco in cui si muove così, tutto così tanto velocemente. Non ho bombe! Comunque, da vedere rimane una delizia totale. Da giocare è molto divertente. Vorrei vedere che effetto mi farebbe averlo nel cabinato. Io in questi giorni sto... in realtà è da quando ho i cabinati qua dietro, ma in generale sono conquistato nel, per me la, il cuore dell'esperienza di possedere il cabinato è che avendo lo stesso gioco nel cabinato tutti i giorni replichi un po' quello che, quella che era l'esperienza del bar, che è una roba che il MAME purtroppo non ti restituisce, ossia che passi di lì e c'è sempre lo stesso gioco dentro e ti fai quindi una partita ogni tanto, tipo una partita al giorno, e il gioco lo impari lentamente ed è una roba che io trovo bellissima. No, non mi ammazzare. Suoni splendidi. Non mi prendi. Spari i missili. Mi hai preso. Potevo stare più attento. Vorresti un cabinato con dentro Puzzle Bubble? Guarda, Puzzle Bubble è grande. Ma è, guarda, è un esempio bellissimo, perché mentre se tu giochi con il MAME e basta e fai 200 partite a 30 giochi diversi, non impari niente. Mentre invece, tipo, hai dentro Puzzle Bubble, ci giochi e giorno dopo giorno aggiungi uno o due livelli al tuo record. La PCB costa un botto. Ah, la PCB di Mazinger costa un botto. Mentre invece la PCB di Puzzle Bubble è una delle cose più economiche che ci sono. Io ne ho tipo tre, perché una l'avevo comprata e l'avevo pagata una stupidaggine, l'avevo pagata tipo 5 euro, e le altre che ho è che ogni volta che prendevo un Neo Geo mi dicevano: vabbè, ma toh, prenditi anche questa, tanto ce ne ho 1000, non so cosa farmene. Quindi sì, Puzzle Bubble è credo il gioco arcade più comune che esiste, mentre invece questo qua, la PCB, non mi stupisco. Babic dice: auguri, la PCB costa un botto. Non mi stupisce per niente. Allora, secondo me lo sparo vincente è questo, perché fa questo. Ubisoft Milano ha un cabinato e la gente ci gioca in pausa. Ha un cabinato con dentro Puzzle Bubble e la gente ci gioca in pausa da 5 anni, vedi? È quello. Cioè, il... è un, questo è un discorso sul retro gaming visto più come esperienza di gioco che per i giochi effettivi. Qualunque gioco, io questo discorso qua lo faccio su qualunque gioco, da quelli più belli a anche quelli più brutti, perché a volte, sai, nel cabinato, nel bar sotto casa c'era un gioco di merda, poteva succedere. Ma il retro gaming come approccio al modo di giocare, secondo me, è una roba interessante. Come invece che crediti infiniti, come ce li abbiamo sul MAME,
quello che sto tra l'altro dimostrando in questo secondo, è molto bello l'esperienza di avere un gettone e giocare quotidianamente allo stesso gioco, imparandone ogni giorno un piccolo dettaglio in più. Muori! Sei morto? Bella lì. Quanti livelli ci sono in Mazinger Z? 8. Sentite che musica! Penso a Ichiro Mizuki che canta col suo mantello. Che grafica clamorosa. Quindi dicevo, provate se avete un cabinato. Ed è anche il motivo per cui quando qualcuno prende un cabinato e mi dice: Fabio, ma io pensavo di metterci il Pandora's Box, che così ho tutti i giochi senza rotture di coglioni. E io dico, sì, è vero, ho tutti i giochi senza rotture di palle, ce li hai però anche con il MAME. E io consiglio a chi ha il cabinato, a chi ha i cabinati, di non metterci dentro dei multigiochi, ma di riscoprire il fascino e la bellezza di non avere tutti i giochi, di averne pochi e di godersi quelli che sono nel cabinato in quel momento. Sto mettendo degli accenti completamente a caso sulle mie parole. Bella lì è da giovane? Ma come sarebbe bella lì è da giovane? No, bella lì è da vecchie cariatidi. So che ogni tot ci sono i cicli che funzionano. A parte che ho iniziato a dire, figurati, bella lì c'era, era una roba che ho imparato a dire sulle riviste di videogiochi, tanto per cambiare, praticamente tutti. Io sono un bambino, voi non lo sapete, ma io sono nato, sono stato trovato nella foresta amazzonica, dove sono sopravvissuto, avete presente quelle storie ferali? Ecco, sono sopravvissuto addestrato solo da delle riviste di videogiochi. E un branco di riviste di videogiochi mi ha adottato quando ero bambino e io ho imparato tutto quello che so grazie a Game Power. Attenzione, c'è qua una citazione di Phoenix. Questa secondo me è veramente una citazione di Phoenix. E bella lì era uno dei tormentoni di Game Power per mano di uno che poi è diventato uno dei giornalisti più autorevoli del mondo dei videogiochi italiani, che era Matteo Bittanti, che diceva sempre bella lì. Quindi io ho iniziato a dire bella lì da bambino. Oh, bellissimo questo. E ho smesso, e non ho mai smesso, quindi l'ho detto quando era forse di moda nel 1988, e sono andato avanti a dirlo per tutti gli anni 90 e anche per tutti i 2000 e anche per tutti i 2010, e quindi lo dico ancora adesso, e figurati, senza nemmeno sapere che era tornato come termine in voga. Avevi i vestiti di Tarzan realizzati con videogame, esattamente, avevo dei vestiti pixelati. Boom, che figata! E adesso? Carico lo sparo, non si sa mai. Si sta in... che figata! Estetica... Cioè, guardate che bellezza a livello estetico questa schermata. E... buongiornissimo chi si è appena connesso. Questo, se vi siete appena connessi, è Buongiornissimo Arcade. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, alle 8:30, un gioco arcade o comunque una roba figa diversa. Questa mattina ci stiamo dedicando a... nell'ambito di Gennanime, che è il mese di gennaio che abbiamo deciso di dedicare agli anime, quindi a tutto ciò che è... che parla di animazione giapponese, o volendo anche di manga, o volendo anche di Viciulo tutti i gettoni del mondo. Sì, adesso mi sposto qua. Ma io te li posso spaccare. Vabbè, stiamo giocando a Mazinger Z di Banpresto, che è veramente di una violenza
incredibile. Vuoi un Romac con le voci italiane? Secondo me sarebbe quasi fattibile. E lui è morto. Caffè è finito, peccato, ne volevo ancora. Quindi insomma, Sara, la nostra donna dietro le linee della gioventù, mi dice che si dice bella lì, bella lì. E abbiamo ricominciato. Cioè, siamo tornati al livello di partenza, ma è difficilissimo. Quindi, i casi sono due. O siamo a un ultimo livello che cita, cioè che segna un ritorno al primo livello, oppure il gioco ricomincia e ed è un po', cioè va in loop. Sarebbe un po' un peccatino. Mi spiacerebbe un po'. Cioè, io voglio vedere un finale totale. È il secondo loop. Quindi mi vuoi dire che non c'è un finale, Andrea Babic? Due loop per il finale? Ma non abbiamo tempo. Allora, facciamo una cosa. Cittino. Always have full power up weapon. L'arma laca. E mi metto anche infinite bombs. Così ce lo facciamo più rapidamente. Ma siamo matti, dice Jax. Due loop per il finale. Adesso ci facciamo il secondo loop con una violenza inaudita. Con lo sparo pieno sempre. Select language. No, no, non tocchiamo questo, non vorrei mai rovinarlo. Ma io adesso devo... Cioè, ogni volta che trovo un boss, vado avanti a spammare smart. Li abbiamo già visti tutti finché non si va avanti. Cioè, devo farmi 16 livelli. Ho un'idea, aspetta. Io e Babic abbiamo brevettato il metodo Benny Hill per i long play. E mi sembra il momento di sfoderarlo. Che è questo, allora. Se io metto in pausa... Sì, c'è il momento ins, ecco, vedo che io mi posso mettere, non posso mettermi, posso mettermi infinite energy, ok, mi metto anche infinite credits, siete pronti al momento Ben Hill? Cioè, il momento Ben Hill è una roba importante, preparatevi, potrebbe esserci delle luci lampeggianti. La versione giappa le scene di intermezzo tra i livelli? Davvero? Vabbè, comunque, allora adesso, se tanto mi dà tanto, io sono invulnerabile, o quantomeno posso mettermi qua a spammare le... Buongiornissimo Arcade! Questo è la trasmissione in cui... saltiamo tutto, rompiamo i giochi, roviniamo completamente tutto. Dobbiamo arrivare al livello 16. E mi metto anche in mezzo. Non so se vedete la scritta fast 1700%. Adesso state a vedere che ridere se... per sbaglio salto anche il secondo boss finale. È questo? Siamo a livello... Adesso ho un po' paura che... Cioè, non vorrei mai superare il giro. Questo boss rush me lo faccio così. Ciao Daniel Lowell 88. Lurco e ascolto dal lavoro, così mi tenete compagnia. Buongiornissimo a te e buongiornissimo anche a tutti i lurker. Una roba che non dico mai perché io non... Cioè,
so che a molte persone preferiscono lurcare, ossia guardare e non commentare. Io so che ci siete perché vediamo le statistiche e quindi sappiamo che ci siete, vi vogliamo bene anche se non parlate. E appunto ciao anche, io saluto la gente che c'è in chat, ma saluto anche tutti quelli che stanno lurcando o che ci stanno ascoltando in differita su YouTube. Tra l'altro state con me perché tra poco vi annuncio anche cosa fa Bellotta questa sera, che è una roba interessante. Vabbè, sono lunghi sti livelli. Attenzione! Questo è veramente il boss finale. Così a occhio è veramente il boss finale. Ciao mamma, sono su YouTube. Beh, è molto facile andarci su YouTube, in realtà. Tanto, paradossalmente, questo ultimo boss è meno difficile di altri. Tu dici, certo, stai spammando. Ciao Patrifo TV! Buongiornissimo anche a te. Vedo dei volti nuovi oggi, mi fa molto piacere. Sono molto curioso di vedere questo finale. Dovevo usare la bomba lì. E allora, Story 14 clear. Vediamo se è il finale. Cosa fa Bellotta? Riscopre il bosone di Higgs, si sposa, va ad abitare su Marte, si trasforma in un razzo missile. Si trasforma in un razzo missile, senza dubbio. Scusatemi, Vogliamo vedere il finale di questo gioco senza rifarcelo tutto. Quindi lo stiamo velocizzando. Se vi siete appena sintonizzati. Se vi siete appena sintonizzati, questo è Buongiornissimo Arcade. Stiamo facendo una roba che non facciamo mai: barare. E allora vediamo se è questo il finale. Story 15. No, secondo me dovrebbe essere l'ultimo, dovrebbe essere il 16. O forse il 18. Ti sei appena sincronizzato, Kage! Buongiornissimo anche a te. Dalla musica dovrebbe essere questo il livello finale. Oh! Eccoci qua. Il vitello bosone di Higgs, esatto. Questo è veramente da vedere, questa trottola che inizia a girare fortissimo è veramente bellissima. Che sparo mi tengo? Mi tengo questo, no, mi tengo questo, che fa più male. Tanto cosa cambia? Ci stai barando, hai le bombe infinite. Perché doppio loop per finire questo gioco? Perché Van Presto voleva così. Che bellezza! Tutto bellissimo. Ringraziamo anche Benny Hill. Tra l'altro che figata. Sei morto e dovremmo avere finito il gioco. Non era un metodo antipirateria, no, era un metodo succhiasoldi totale. Poi i boss sono 100.000 volte più grandi di Mazinga, è vero, Perceval. Video Bigini, questo devi fare una foto assolutamente. Ma che bello. Io questa visuale esplosa, non visuale esplosa, questa sezione di Mazinger mi faceva impazzire. Bellissimo. Ciao pezzo di nerd, buona giornata.
Ma sì, queste sono... Ok, sono appagato da questo finale. Sono appagato, cioè questa è una buona ricompensa per questo investimento di tempo che abbiamo fatto questa mattina. Grazie a Ben Neil che ci hai permesso di farlo senza metterci 45 minuti in più. Che bello! Il blueprint, esatto, retrotributi. Boh, che fico! Grazie Banpresto per aver banprestato questo sparatutto veramente molto 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 bello, con questo finale che merita tutto. E anche questo. Bello, bello, bellissimo. Mi firmo come è giusto che sia. Allora, adesso vi dico cosa fa Bellotta questa sera. Vi leggo proprio il suo messaggio. Allora, mi ha scritto ieri: io faccio una serata dedicata a un gioco su SNES che si credeva perduto e invece è stato recuperato. Si chiama Coolie Skank e alla fine è uscito su PlayStation 1, ma diverso. Quindi farò un excursus sui giochi precedenti degli sviluppatori per poi arrivare alla versione SNES e a quella PSX. Secondo me è interessante, il gioco è carino. Quindi questo è quello che ha progettato Bellotta per voi. Questa sera abbiamo anche un video su Facebook che faremo andare oggi pomeriggio con Bellotta che spiega esattamente che cos'è. Quindi, programma della settimana. È facile. Allora, questa sera Coolie Skank con i Keno Svizzeri e Bellotta, un gioco per SNES, creduto, perduto, poi uscito su PSX e visto con una prospettiva storica da il Bellotta. Grazie Tommaso in Giappone, sei veramente in Giappone? Che invidia nel caso. E quindi questa sera Keno Svizzera, Coolie Skank, Super Nintendo, PlayStation 1. Domani sera, martedì, pausa, non sappiamo, non dovrebbe esserci niente, potrebbe esserci uno stream a sorpresa, ma tendenzialmente non ci sarà niente. Mercoledì, Andrea Babic con il suo Japanese, che continuerà a esplorare il mondo degli anime, ma nella dimensione a 8 bit di Nintendo. E dopodiché, giovedì, non ci sarà niente, e ci sarà un appuntamento nel mondo reale con me che questo sabato, se siete per caso in Inghilterra, suonerò a Sheffield per lo Steel City Chiptune, che è un evento molto molto bello. Sono molto contento di andare lassù e quindi mi potete trovare nel nord dell'Inghilterra il sabato. Appuntamenti della settimana finiti. Vabbè, ci sarà ovviamente anche il buongiornissimo arcade tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle 8:30. E che altro? Niente, possiamo possiamo quasi salutarci, ma c'è un dettaglio: non ho voglia di lavorare. Quindi facciamo così, adesso chiudo la registrazione per YouTube. Ciao YouTube.